Ma non ci sono motivazioni, cioè non, in senso venire alla Lazio, un club prestigioso, è uno che tutti vogliono, ecco, tutti quelli che fanno questo lavoro di allenatore, una squadra come Lazio è una questione di prestigio, una cosa bella, una cosa stimolante, una squadra prestigiosa con giocatori forti, con la tifoseria speciale, venire qua. Fare parte anche di questo club, di questa città, no? Che poi è una cosa insieme, una cosa che non si può non accettare, diciamo. No, mi trovo bene, le strutture sono belle, si può lavorare bene. La cosa bella che era da fuori sempre è che un allenatore qua può veramente fare bene, nel senso che sono tutti predisposti per fare bene una serietà e un'organizzazione del club in modo semplice, giusto, quello che piace a me, ecco, quasi come una famiglia, ecco, guardando di fuori ho visto sempre che l'allenatore di questo club c'ha sempre un ruolo importante di fare il suo lavoro, bisogna mettersi a lavorare con intelligenza, con modo giusto, perché poi venire sempre dopo un allenatore che fa un tipo di calcio, tu c'hai il tuo tipo di calcio, ci vuole sicuramente un po' di adattamento, un po' di tempo, però penso che c'è un gruppo sano di gente che lavora, che si applica. Tocca a me fare più presto, no? Di trasmettere l'idea che io ho nella testa e penso che ce lo faremo in finta. No, Matteo non l'ho visto ancora, però è un vincitore, è uno che vuole. C'è questa mentalità pazzesca che ci vuole, soprattutto in queste squadre con città che sono sempre esigenti. Nicolo è un ragazzo d'oro, un giocatore forte che sarà sicuramente utile. Ma io ero anche centrocampista, infatti tutto il settore giovanile facevo là, poi una parte anche terzino mi ha fatto giocare. Lippi, però guarda, io sono difensore, però mi piace Lore tanto su fase offensiva, non rinunciando chiaramente a difesa, perché si dice, no, che si sempre vince con la difesa, però quando si parla di difesa non lo fanno difensori solo o portiere, lo fanno tutta la squadra. Ecco, vorrei vedere tutta la squadra che fa tutte le due fasi, ecco, questo obiettivo che vogliamo avere, no, chiaramente con spirito di voglia di sacrificio che non deve mancare mai. Ma io non rinuncio a niente come allenatore, in senso che io voglio vedere tutto nella squadra, in senso una fase offensiva, una fase difensiva, di transizioni, di grinta, di corsa, di qualità di gioco, di possesso, però anche di corsa nello spazio. Ecco, penso che calcio moderno va sempre in quella direzione di attaccare con tanti, di fare gol, di non essere neanche noioso. Ecco, proveremo. Io ci provo a fare tutto questo che ho detto. In qualche cosa sicuramente farò meglio, in qualche cosa no, però tutto sempre un miglioramento. Sono uno che non si accontenta mai, quando c'è sempre da spingere, sempre da migliorare.